La verità è che questo 2020 nessuno se lo sarebbe immaginato così, o no, nessuno si sarebbe immaginato che sarebbe diventato così, come lo è ora. Primo italiano risultato positivo al test del coronavirus. 4 morti, 200 contagi ufficiali. Ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, negozi, bar, pub, ristoranti, parrucchieri, centri estetici. Dobbiamo limitare gli spostamenti. A Capodanno, a gennaio di quest'anno, ci siamo trovati a brindare a un anno che qualche secondo alcuni sarebbe stato molto promettente, ma in realtà non ci immaginavamo nemmeno che da lì a pochi mesi la nostra vita sarebbe cambiata radicalmente. I social network rappresentano la quotidianità di molte persone, la mia sicuramente, ma credo che da qua a qualche anno rappresenterà la quotidianità di tutti, o se non tutti, la stragrande maggioranza. Ho sempre usato molto i social network, ho sempre condiviso molto a riguardo della mia vita ed è per questo che durante questa quarantena ho deciso di espandermi al mondo di YouTube, che mi affascina molto già da tempo, e quindi di pubblicare una serie di video che poi vedrete. Sono video molto pensati che rappresentano dei ricordi per me. Quindi non sono assolutamente dei video messi lì così a caso, però dato che ho tempo ho deciso di farlo. Con questo non voglio sicuramente credermi qualcuno, non lo so, voglio soltanto intrattenere, cercare di intrattenere e creare dei ricordi che poi saranno per sempre, credo, lì su quella piattaforma.